sono sempre stato pesante. Pesante fisicamente, nelle relazioni e forse pure nel modo di ridere. Sì, perché io ho un modo di ridere pesante, fastidioso, che poi se rido troppo mi affogo e affogandomi mi viene la tosse e la gente pensa che io chissà quale malattia ho e poi si allontana, mi lascia da solo e se mi lascia da solo io poi un domani se nella vita avrò un problema chi mi aiuta? Nessuno, perché non ci sta nessuno, se ne sono andati tutti perché credevano che io fossi malato e allora la vita va così. Eppure tutta questa pesantezza in qualche modo è diventata rassicurante, tipo una felpa. Che se sbagli a portarla appresso perché fa caldo, ti dà fastidio. Ma il più delle volte, se la indossi, è perché tiene freddo. E qua fuori, il più delle volte, fa freddo. Tony, tu dai troppo peso alle cose. Tu ti devi svuotare un po', capì? Deve essere più leggero. Hai ragione, Raffè. Io ti ringrazio. Sei un vero amico. Ma figurati. Ma perché ti devi far convincere di queste cose? Dovevi dirglielo che sei pesante perché sei pieno di valori. E non è che mo uno va buttando per strada i valori che ci ha messo una vita a costruirsi solo perché si deve alleggerire. E perché poi? Perché le cose vanno così. Perché qualcuno da chissà quale parte del mondo ha deciso che così si deve essere. Leggeri! Amore, ma secondo te io sono pesante? Lo so che dovrei fare un po' di dieta, me l'hai detto pure l'altra volta, che ti ho detto, vabbè, poi vediamo a gennaio, febbraio, ma lo sai, a me mi stressa pensare a sta cosa. Cioè, comunque poi io dicevo come persona, cioè, secondo te sono una persona pesante? No, perché stavo pensando, no, alla fine noi, cioè, ci divertiamo pure, no? Sì, sono un po' prolisso alle volte, però dai, chi è che non lo è? Però ti faccio ridere, no? Questa è una cosa importante, che se ti faccio ridere vuol dire che poi non sono così pesante, E poi che cosa dovrei fare? Non è mica colpa mia se la gente è diventata così superficiale che ha paura di affrontare i propri sentimenti, si veste di spensieratezza come se non avessi problemi, quando in realtà sta piena di problemi, ma non ha il coraggio di ammetterlo. Perché? Perché viviamo in una società troppo poco incline ad ascoltare e molto più propensa a giudicare senza alcun briciolo di empatia. E io quindi che cosa dovrei fare? Ignorare la mia natura sensibile e diventare un recipiente vuoto pronto ad accogliere qualsiasi cosa gli accada solo per adattarmi a questo mondo? Eh no, amore mio, perché se tu volevi un uomo del genere te lo andavi a cercare altrove, non venivi da me. Io non sono così, io sono fedele e resterò fedele ai miei ideali. Forse ho esagerato, però è giusto. I miei ideali, quelli solidi, irriducibili, su cui non transigo. I sottotitoli sono da sfigati. Questo spasmodico bisogno di attenzione, di arrivare a tutti i costi alle persone, elemosinando quasi 2 minuti del loro tempo e quindi aggiungendo i sottotitoli in modo tale che il video sia fruibile a tutti anche quando non tutti hanno tempo da dedicarci. Che poi, diciamoci la verità, il tempo è soltanto la scusa migliore che abbiamo per giustificare le cose che non facciamo. Però come sei pesante, ma che... Tanto alla fine nessuno ci deve prendere in braccio, ce ne importa.